Cari studenti, benvenuti al corso di laurea in educazione professionale. Educazione è una parola antica, ma che sostanzialmente ci ricorda quanto è importante che ogni soggetto promuova le sue risorse e possa tirarle fuori. Ma professionale ci ricorda anche che occorre una competenza. E il nostro corso di laurea è un corso di laurea che invita e rimanda alla complessità del cervello, alla complessità della mente, alla complessità di ogni essere umano, che è unico, irripetibile e in costante divenire nella sua vita. Quindi è un corso in qualche modo anche interdisciplinare, un corso che nasce all'interno della facoltà di medicina e quindi che forma anche dei professionisti della salute. Ma a questo termine che noi generalmente riferiamo come qualcosa di biologico, di esclusivamente biologico, diamo un senso molto più ampio. Salute come salute non solo biologica, ma anche psichica, ma anche relazionale. E questo è un corso che in fondo forma dei professionisti della salute, intesa anche come capacità di entrare nella relazione di aiuto agli altri. Per far questo, come vedrete, noi ci dobbiamo imbarcare, salire a bordo, lavorare insieme, imbarcarsi insieme, si dice proprio, con una parola francese, fare équipe. Ecco. E costruire dei progetti funzionali alla persona nella sua globalità. Quindi è un corso particolarmente stimolante, unico nel suo genere, che coniuga tutto quello che è biologico, che è medico, con tutto quello che è relazionale, con quello che è sociale, ma con un'attenzione specifica alla unicità della persona, all'importanza della soggettività che fa di ognuno di noi qualcosa e qualcuno di irripetibile. Quindi entrare in questo corso significa formarsi alla valorizzazione delle risorse individuali, di quello che ci rende unico, e mettere a disposizione queste nostre competenze agli altri. Quindi è un corso che forma una professionalità consapevole, che aiuta a maturare le nostre risorse per poter aiutare gli altri a maturare le loro. È un corso attento alla formazione personale, noi siamo particolarmente attenti alla formazione personale. E proprio per questo uno spazio molto importante, oltre ovviamente alle nozioni teoriche, viene data proprio a quella che si chiama l'attività didattica professionalizzante, al tirocinio, al lavoro sul campo. E per far questo, c'è una direttrice che si occupa proprio specificamente di questa formazione, che è una formazione all'aiuto degli altri, ma anche alla valorizzazione delle nostre risorse. Passo quindi la parola alla direttrice delle attività didattiche professionalizzanti, la professoressa Daniela Saltari. Buongiorno, benvenuti a tutti a questa nostra presentazione del corso di laurea in educazione professionale. Allora, mi chiamo Daniela Saltari e svolgo la funzione di direttrice ADP del corso di laurea in educazione professionale da circa 15 anni. Il corso di laurea nasce presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche con sede in Ancona nell'anno accademico 2005-2006. In precedenza ho svolto la professione di educatrice professionale lavorando in vari settori della disabilità, ma in special modo nel settore salute mentale. Ed in questo corso di laurea ho cercato da sempre di portare quella che è stata la mia esperienza formativa e lavorativa. È importante sottolineare che questo corso è l'unico che rilascia l'abilitazione alla professione di educatore professionale socio-sanitario, il che significa che è l'unico corso che dà la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici. L'educatore professionale appartiene all'area delle professioni sanitarie della riabilitazione, con altre 8 professioni, di cui, tra le quali le più famose sono quelle dei fisioterapisti. Abbiamo un albo professionale che tutela appunto gli iscritti,
che è di recente istituzione, è stato creato nell'anno 2019. La figura dell'educatore professionale è stata normata dal decreto del Ministero della Sanità numero 520 del 1998, che vi invito a leggere. L'educatore professionale, secondo questo decreto, è l'operatore che attraverso strumenti ed obiettivi educativo-relazionali attua, elabora e attua degli specifici individualizzati progetti educativi e riabilitativi per mantenere e potenziare le abilità della persona che si trova in stato di difficoltà conseguente ad una disabilità. Che cosa studierete? Il corso prevede delle lezioni frontali e soprattutto ha un orientamento alla lezione interattiva, quindi stimolando, supportando la partecipazione attiva degli studenti. La didattica si svolge attraverso seminari. Un'importanza rilevante è data al lavoro di gruppo. Ci sono dei corsi monografici che sono degli approfondimenti tematici, dei laboratori che garantiscono l'apprendimento delle competenze professionali, lo studio individuale e una parte importantissima è quella del tirocinio clinico. L'attività della didattica si sviluppa attraverso questi principali ambiti di studio, che sono sanitario, riabilitativo, biomedico, giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, lingua straniera, abilità informatiche e molte, molte ore dedicate all'apprendimento delle competenze professionali attraverso l'insegnamento di metodologia dell'educazione professionale. Quindi gli ambiti di studio appartengono a queste discipline: sociologica, psichiatrica, pedagogica, psicologica, giuridica, organizzativa, sanità pubblica, neurologica e riabilitativa. Che cosa, qual è il percorso, che i nostri studenti, fanno durante il triennio? Conduciamo un percorso dal sapere al saper fare, al saper essere e al saper divenire, che è la competenza più importante. Cosa significa? Significa che sapere, diciamo che si traduce con l'acquisire tutte quelle che sono le conoscenze teoriche, monitorando, supervisionando, riflettendo su quella che è la motivazione che porta uno studente, un giovane a voler fare questo lavoro e approfondire questi studi. Quindi dall'attitudine si crea una competenza professionale. Saper fare significa portare in azione quelle che sono le conoscenze teoriche, integrandole con quelle esperienziali garantite dal tirocinio, per poter esprimere appunto la vera e propria funzione professionale. Saper essere significa finalmente esprimere attraverso una soggettiva, personalizzata elaborazione creativa di tutti gli apprendimenti e di questa integrazione tra teoria e pratica, trovando il proprio stile sia di studio, quindi di formazione, che di futuro lavoro. E saper divenire significa esplorare dimensioni interiori ed interpersonali, per trasmettere quindi e supportare abilità e competenze alle persone che chiameremo appunto i nostri utenti e che si trovano a causa di patologie e disabilità in uno stato di disagio. La finalità è quella di accompagnarle, di farle aprire ad uno stato invece di possibilità, di crescita e di maggiore autonomia. Il momento privilegiato dell'apprendimento dell'esperienza professionale è il tirocinio. Nei 3 anni di corso, sono previsti in totale 180 CFU, che sono i crediti formativi universitari. Solamente il tirocinio nel corso del triennio, ne ha 60. Il primo anno, il tirocinio, comprenderà 375 ore, il secondo 500 e il terzo anno 625 ore. Ma abbiamo anche una preparazione al tirocinio che si sviluppa attraverso dei seminari, delle lezioni interattive,
dei laboratori di apprendimento appunto delle competenze, dei lavori di gruppo, delle visite guidate dove è possibile, degli incontri con operatori che vengono dai servizi che saranno le sedi di tirocinio e poi questa che è una cosa molto, un elemento molto importante, abbiamo solo noi in questo corso di laurea alla facoltà di medicina, è l'esplorazione di linguaggi altri. Per linguaggi altri intendiamo linguaggi che hanno a che fare con le arti, con le terapie espressive, con le arti terapie, quali la musicoterapia, la danza movimento terapia, l'espressione corporea, il teatro, la scrittura creativa, la visione di film, eccetera. Perché riteniamo che uno studente che si dedica a, poi come lavoro, come futuro professionista, agli altri e soprattutto alla relazione educativa con l'altro, debba esplorare le sue potenzialità attraverso molti linguaggi, perché proprio attraverso questo possa conoscere e comprendere più approfonditamente lo stato di necessità e i bisogni espressi dagli utenti. Un altro momento molto importante è quello dedicato alla supervisione educativa che viene fatto durante, prima, durante e alla fine del tirocinio e si realizza attraverso una riflessione ed un'autoriflessione individuale e in gruppo ed è una sorta di monitoraggio sulle risorse e sulle criticità che appaiono nel vissuto con l'utenza nei servizi da parte degli studenti. Il tirocinio verrà effettuato presso le sedi operative convenzionate e sono i settori della salute mentale, degli anziani non autosufficienti, quindi l'anziano con demenza e patologie quali l'Alzheimer, disabilità psicofisica e sensoriale, il settore delle dipendenze patologiche e i minori a rischio di emarginazione e devianza. Quindi il futuro lavoro sarà essere un professionista della relazione di aiuto, esperto appunto attraverso metodologie relazionali, alla progettazione, esperto nella progettazione, gestione ed attuazione di interventi educativi e riabilitativi nei settori appena citati. L'educatore professionale è quindi un operatore che sviluppa competenze psicosociosanitarie. Cosa vuol dire? Psico sta per psicologiche, perché deve conoscere le basi del comportamento umano, dei processi evolutivi, di come funzionano le emozioni e saperle riconoscere in se stesso e negli altri, proprio per portare l'aiuto specifico di cui stiamo parlando. Socio sta per sociale, perché la relazione stessa è una competenza sociale. Inoltre, l'educatore è il cittadino che entra nei servizi, che è in prossimità, è la persona più vicina, diciamo, all'utente e funge da mediatore tra quella che è la struttura e quello che è il territorio, la comunità. Sanitario perché lo studente, professionista, futuro professionista, deve conoscere gli aspetti sanitari che sono legati appunto alla patologia e alle manifestazioni psicopatologiche. Ma questo per noi non rimane una teoria, bensì rimane una conoscenza che applichiamo e adattiamo alla nostra esperienza di relazione. Quindi l'educatore supporta, sostiene la persona nel recupero, mantenimento e sviluppo delle sue potenzialità, e questa è una funzione educativa, attraverso un percorso finalizzato al cambiamento e ad uno sviluppo equilibrato dell'intera personalità, fino al raggiungimento del maggior grado di autonomia e al miglioramento della qualità della vita. L'educatore professionale, quindi lavora a diretto contatto con l'utente in maniera, individualizzata, lavora con i gruppi, lavora in contesti sociali e comunitari, lavora con le famiglie, può attivare risorse che contrastino le disuguaglianze e che possono quindi influire negativamente sullo stato di salute dell'individuo, quindi è portatore di un ideale. L'educatore professionale può svolgere la sua attività presso il servizio pubblico, quindi il Servizio Sanitario Nazionale e regionale,
gli enti locali, le strutture socio-sanitarie pubbliche e private nel territorio o anche attraverso interventi domiciliari, il regime di dipendenza, quindi attraverso concorsi, assunzioni anche presso cooperative che gestiscono diversi servizi, oppure il regime di libera professione. Allora, quali sono i nostri punti di forza? Perché vi consigliamo vivamente di iscrivervi a questo nostro corso di laurea in educazione professionale? Abbiamo constatato con gli anni che c'è un livello alto di interazione tra studenti e docenti, dovuto sia all'interesse dello studente, sia ovviamente alla disponibilità dei docenti e soprattutto per le materie trattate. Si crea quindi un clima formativo che è sempre orientato al confronto, alla condivisione in gruppo e ad una costante riflessione sul percorso intero del triennio. Quindi un orientamento esperienziale nella didattica che è garantito soprattutto dalla presenza di docenti che sono sia universitari che a contratto e in questo caso di educatori professionali che vengono dai servizi, che stanno svolgendo il loro lavoro mentre vengono a insegnare all'università e che quindi portano l'attualità della loro esperienza di lavoro, quindi anche la, diciamo, la freschezza di questa formazione. E poi abbiamo constatato con gli anni che nel triennio c'è una grande possibilità di sviluppo personale, oltre che ovviamente professionale, grazie all'elaborazione delle esperienze che vengono fatte nel triennio e quindi grazie anche all'integrazione delle conoscenze teorico-pratiche. Vi ricordiamo che mercoledì 17 febbraio alle ore 15 avrete delle informazioni sui bandi di ammissione alle professioni sanitarie. Grazie per l'ascolto e adesso vi presento quattro ex brillantissimi studenti del nostro corso triennale che si sono laureati e ora svolgono brillantemente il loro lavoro in diversi servizi. Allora, salve a tutti, sono Nicolò Ricci Pacifici, educatore professionale, laureato nel 2016. Lavoro da diversi anni all'interno dell'integrazione scolastica dei ragazzi e delle ragazze con disabilità e ho lavorato in diverse comunità riabilitative. Posso aggiungere ben poco rispetto a quello che hanno già detto il dottor Nardi e la dottoressa Saltari, ma vorrei portarvi la mia esperienza nel corso di laurea in educazione professionale. Questo corso, secondo me, è veramente gratificante perché spinge la persona a lavorare su se stessa e consecutivamente, con i giusti strumenti, a lavorare sull'utente e apre quindi inoltre delle ottime prospettive lavorative. Il tutto grazie ai molti insegnamenti del percorso didattico, al tirocinio, ai laboratori, ai seminari, ai corsi monografici e alla supervisione. Si diventa dei bravi futuri educatori professionali, se così si può dire, già testati anche sul campo. E quindi dei professionisti che hanno le giuste competenze e anche la giusta esperienza, lo stesso giorno che si laureano. Si studiano moltissime materie, mi raccomando, non vi fate spaventare dal numero. E i vari insegnamenti vanno oltre lo studio finalizzato a se stesso, ma donano molti spunti di riflessione. Molte delle materie studiate sono trasversali, perché si collegano direttamente o indirettamente alle altre. I docenti, come già detto dalla dottoressa Saltari, grazie al numero limitato degli alunni, visto il test d'ingresso, possono riuscire ad approfondire la materia dedicando molto più tempo delle classiche ore da mandato, permettendo allo studente di comprendere fino in fondo la materia spiegata. Gli stessi professori ci portano virtualmente all'interno dei servizi dove operano, riportando i loro esempi, le loro esperienze. Quindi vi permetteranno di approfondire in modo molto più completo, ma anche, secondo me, più bello quello che stanno spiegando. Lo studio delle diverse materie e la supervisione servono per preparare lo studente ad affrontare le future situazioni del tirocinio, ma anche a sviluppare le giuste competenze per il mondo del lavoro, creando un bagaglio culturale inestimabile per l'educatore professionale. Le malattie psichiatriche, le diverse dipendenze patologiche, le patologie individuali che possono inficiare la qualità della vita della persona, ma anche le malattie genetiche o quelle causate da eventi accidentali, sono soltanto una minima parte di tutte le patologie che potreste incontrare
Il tirocinio è stata una tappa entusiasmante del mio percorso universitario. Mi ricordo ancora la gioia mista ad ansia del primo giorno, ma mi sono sempre divertito ed ho sempre appreso ogni giorno qualcosa di nuovo. Durante questa tappa e durante i 3 anni ho avuto l'onore e il piacere di conoscere tantissime persone che mi hanno cambiato la vita e anche il modo di essere. Persone che spesso rincontro, che magari hanno passato un momento difficile della propria vita, una fragilità. E questo mi fa sempre più capire che il nostro lavoro è fondamentale, soprattutto nella società odierna. Appena laureato ho iniziato subito a lavorare in una delle stesse sedi dove ho svolto il tirocinio, nel settore della disabilità fisica, dove ci sono rimasto per alcuni anni, poi ho intrapreso il lavoro in altre strutture, in altre comunità del territorio. La professione dell'educatore professionale è una professione dove non si smette mai di imparare, conoscere, apprendere. In tal senso, concludendo, vorrei dire che questo è un corso di laurea, un percorso di 3 anni, ma poi in seguito sarà la possibilità di seguire il proprio settore prediletto mediante corsi, master, specialistiche, che permettono di specializzarsi ancora di più. Spero di esservi stato utile e in bocca al lupo per la scelta. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Irene Becrakis e sono un'educatrice professionale laureata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia nel 2017. Allora, il mio percorso lavorativo è iniziato circa un mese dopo la laurea, quindi abbastanza subito. E dopo circa un anno di cambiamenti, ho iniziato a lavorare presso una cooperativa sociale di Ancona, sempre come educatrice professionale. Quindi oggi ho un lavoro stabile da circa 3 anni e ho avuto l'opportunità di occuparmi dell'inserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale. Il corso in educazione professionale è stato per me un percorso molto importante, come penso lo sia per molti studenti, ma mi piace definirlo come un percorso, come un punto di svolta, sia personale che professionale, perché non mi ha regalato solamente tante esperienze e ho conosciuto diverse realtà, di cui magari non ero nemmeno a conoscenza, ma penso anche di aver subito anche un forte cambiamento personale in questi anni di studio. E innanzitutto le esperienze di tirocinio che fanno parte del corso di studi, che sono previste, quindi sono secondo me la parte più cruciale del corso. E questo perché? Perché comunque il tirocinio ci permette di vivere quello che noi studiamo e quindi di andare anche a comprendere subito se questo lavoro fa per noi, se ci piace, se non ci piace. Già dal primo anno comunque riusciamo a comprendere questa cosa. E questa è una possibilità che secondo me non tutti i corsi riescono ad offrire o magari offrono parzialmente, perché comunque il nostro corso offre circa 1500 ore di tirocinio e comunque, nonostante sono tantissime, vi garantisco fanno la differenza. E fanno la differenza perché la pratica è la nostra professione e l'educatore deve sapersi relazionare con l'utente, deve saper osservare tutto ciò che lo circonda e deve imparare a tirare fuori quelle abilità e capacità nascoste che vengono spesso nascoste dalla patologia che spesso e volentieri caratterizza l'utente, la persona che abbiamo di fronte. E ovviamente questo può essere insegnato attraverso gli insegnamenti, le tecniche, le metodologie educative, ma secondo me l'esperienza è quella che poi ci fa conoscere più a fondo la natura dell'educatore. Quindi, andando più nello specifico, personalmente è stata proprio l'esperienza di tirocinio quella che mi ha fatto dire a un certo punto sì, voglio fare l'educatore. E sarò sincera, cioè non è stato molto semplice comprenderlo, perché forse la prima impressione è che il lavoro dell'educatore è spesso stressante e pieno di problemi, perché comunque ammettiamolo, abbiamo a che fare con il disagio, con i problemi, con vissuti emotivi e quindi ovviamente non è sempre semplice fare questo lavoro, perché il coinvolgimento emotivo è tanto e bisogna imparare anche a distaccarsi, diciamo, da questi vissuti importanti. Però comunque con il tirocinio ho conosciuto tante sedi di lavoro e ovviamente ho conosciuto anche quindi la loro organizzazione interna,
Ho imparato a lavorare in equipe, quindi che vuol dire lavorare con un gruppo di altri professionisti, quindi anche come assistenti sociali, psicologi, infermieri e così via. E ovviamente mi sono subito messa in gioco con l'utenza. Quindi, nonostante la prima difficoltà, magari i primi momenti di difficoltà che ho sperimentato, comunque dentro di me notavo sempre una grande voglia di tornare al tirocinio, perché per me era sempre una nuova scoperta e forse anche una sfida personale in realtà. E ovviamente queste esperienze poi mi hanno reso più semplice il mio inserimento lavorativo. Un giorno che, cioè quando sono uscita nel mondo del lavoro, mi sono sentita preparata e soprattutto sapevo cosa mi aspettava. Inoltre, nel mio percorso di studi ho avuto anche una grande opportunità, quella di iniziare una collaborazione con il professor Nardi, che attualmente è anche il presidente del corso di laurea, e attraverso questa collaborazione, con un grandissimo impegno e determinazione, sono riuscita anche a fare varie pubblicazioni scientifiche e a partecipare a tanti convegni, cosa che ovviamente viene vista in modo positivo nel mondo del lavoro. Ma a parte comunque questi obiettivi raggiunti, la cosa che faccio più tesoro da questa collaborazione è che ho compreso, o perlomeno sto cercando di comprendere quotidianamente, cosa vuol dire lavorare con la soggettività della persona. E ovviamente non ve lo posso spiegare in poche parole, ma quello che ho compreso è che ogni persona che noi prendiamo in carico, con cui noi lavoriamo, è diversa dall'altra. E ovviamente dobbiamo comprendere il suo funzionamento, il suo unico modo di vivere le proprie esperienze. E questa è una capacità che mi è risultata molto utile nel lavoro, perché come vi ho detto io mi occupo dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e quindi si tratta di un passaggio molto delicato che spesso e volentieri fa emergere molte difficoltà, molte criticità, e per vari motivi ovviamente. E spesso e volentieri dare questa attenzione alla soggettività e al modo di funzionare di ogni persona ha aiutato me e l'utenza a ovviamente oltrepassare i momenti critici e proseguire con il percorso che avevamo stabilito. Concludo quindi e passo la parola al collega dicendo che comunque questo è un percorso di studi che se deciderete di intraprendere non vi darà solamente una formazione e una preparazione professionale, ma creerà in voi anche un grande cambiamento. Sicuramente cioè, andrà a smuovere anche parti inesplorate di voi. Perlomeno per me è andata così. Grazie a tutti dell'attenzione e in bocca al lupo. Buongiorno a tutti. Io sono Luca Broseghini, sono un educatore professionale, mi sono laureato in questo corso di laurea nel 2018. Al momento lavoro in una comunità terapeutica per le dipendenze patologiche, nello specifico per tossicodipendenti e alcolisti. E a questa attività affianco quella di referente e progettista per un'associazione che si occupa di servizi per l'autismo adulto e in ambito territoriale nell'ambito della psichiatria. Prima di intraprendere questo corso di laurea studiavo ingegneria edile. Ricordo che camminavo per strada e mi affascinava l'idea di conoscere e riconoscere le varie forze che entravano in gioco nello stare in piedi di quegli edifici. Poi attraverso un'esperienza di servizio civile in una casa di riposo capii che nel mio futuro lavoro mi sarei potuto confrontare con qualcosa di molto più profondo, di molto più complesso e unico, che non rispondesse a mere formule matematiche, ma che fosse proprio un intreccio di vissuti, esperienze, sogni, fragilità delle persone. Per fare ciò mi serviva un metodo, delle competenze professionali e dell'esperienza, e cominciai a fare questo corso. Irene parlava prima dell'importanza del tirocinio. Ho sempre pensato, durante il mio corso di studi, al variare del tirocinio come un'opportunità per mettermi in gioco e per cimentarmi in contesti lavorativi differenti.
ritenendo che questo avrebbe potuto aiutarmi nella scelta di un percorso lavorativo successivo, potendo inoltre anche valutare dove mi sentissi più a mio agio e dove mi sentissi più stimolato. Oltre alla conferma di questo, ho avuto anche la possibilità di scoprire un ulteriore aspetto. La diversificazione dei contesti lavorativi, dei settori, delle persone con cui mi trovavo a confrontarmi nella professione rappresentavano un panorama di stimoli, di esperienze e di spunti di crescita professionale, ma anche personale, infiniti. Questo anche grazie alla supervisione a cui si riferiva prima la dottoressa Saltari, che consiste in un momento di riflessione, di rielaborazione delle esperienze e di ciò che viviamo durante il tirocinio con l'aiuto dei docenti. E questi strumenti, tirocinio e supervisione, arricchiscono la nostra formazione, no? Creando proprio come una connessione proprio tra ciò che sento, ascolto nelle aule dell'università e quello che poi vedo e vivo nella sede di tirocinio. Ciò che veramente mi ha lasciato questo corso universitario, oltre agli strumenti e alle competenze professionali, è la propensione, se vogliamo chiamarla così, a conoscere, a scoprire, a mettermi in gioco in contesti e di fronte a situazioni e persone sempre differenti. Questo aspetto è stato per me importantissimo durante il corso di studi ed è parte fondamentale della mia professione ad oggi, tant'è che continuo a dividermi in molteplici settori. Questo è un lavoro che ci chiede tanto, in cui si dà molto, ma sicuramente si riceve altrettanto. Il lavoro dell'educatore è una sfida continua con se stessi nel confronto con l'altro. Col senno di poi, per concludere, poi passo la parola a Davide, una domanda che potremmo porci a questo punto, nel momento. È il vostro momento di scelta è questa. Quanto sono disposto a mettermi in gioco in prima persona in un lavoro che mi coinvolge e in cui io stesso divento uno strumento con le mie esperienze, con le mie fragilità, i miei valori e la mia sensibilità. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e in bocca al lupo per la scelta. Salve a tutti, mi presento, sono Sant'Andrea Davide, mi sono laureato in educazione professionale nel 2015 e adesso, uscito dall'università, lavoro nel settore delle dipendenze patologiche. Lavoro come operatore in una comunità terapeutica dove sono ricoverate persone che hanno problematiche di dipendenza da cocaina e gioco d'azzardo. Premetto che se ad oggi dovessi pensare di approcciarmi al lavoro che faccio senza aver intrapreso un percorso di formazione serio alle spalle, probabilmente a quest'ora mi sarei ammalato oppure avrei già mollato il colpo. Visto che questo webinar è rivolto ai giovani che devono intraprendere una scelta di un percorso formativo, io vorrei ripercorrere un po', con voi le motivazioni che hanno portato me ad avvicinarmi a questo corso di studi. Mi ci sono avvicinato sulla base di un'intuizione personale, seppur con grande superficialità. L'intuizione era: voglio aiutare gli altri, voglio capire come aiutare gli altri e soprattutto voglio capire come si può aiutare una persona che non vuole essere aiutata. Purtroppo, nella vita, le intuizioni non bastano e questo mio bisogno metafisico di aiutare gli altri non è bastato. Perché nel nostro lavoro non esistono libretti di istruzione, perché ci confrontiamo in maniera diretta con la diversità e la difficoltà delle persone, delle loro storie e la difformità delle problematiche a loro connesse.
possiamo invece contare su una serie di strumenti che il corso di studi ci insegna e che poi durante i laboratori pratici vengono esperiti. Non è semplice stare in relazione di vicinanza con una persona in stato di malattia o di marginalità. Ogni operatore corre il rischio di ammalarsi. Ogni operatore quindi deve fare i conti consapevolmente con le proprie fragilità senza che queste poi diventino disgreganti nel rapporto con l'utenza. Proprio per questo e proprio perché nel nostro lavoro noi portiamo noi stessi, chi sceglie questa professione deve essere accompagnato alla conoscenza di sé, deve essere accompagnato alla scoperta dei propri limiti e delle proprie fragilità. Per quello sono molto importanti le sessioni di supervisione e tirocini durante il corso di studi. Questo corso di studi per me non è stato un mero tentativo di imparare nozioni utili a un percorso di lavoro futuro. Questo corso per me è stata materia viva, una sorta di fuoco eracliteo sempre in movimento, sempre capace di regalarmi spunti, riflessioni personali. E quindi sono riuscito a capire cos'è la relazione, perché proprio nella relazione niente è mai fermo, niente è mai statico. Io come persona ho sempre avuto bisogno di parole di verità e durante il corso di studi io sono riuscito a trovare le mie attraverso il rapporto con i professori e con i compagni e ho fatto quello che secondo me è fondamentale fare nella vita, un percorso di introspezione personale fino alle profondità più intime ed emotive del mio io. Io non penso che questa sia una cosa scontata, anzi non è affatto scontata, e aggiungo altra carne a fuoco dicendo che per me quel percorso universitario è stato un evento significativo, un percorso significativo, cioè un percorso che mi è stato utile a dar significato alle cose, è un'esperienza che in qualche modo mi ha curato e che mi ha fatto riflettere poi sul concetto di cura anche come professionista. E poi un'altra esperienza bellissima, che è la sensazione umana secondo me più preziosa, cioè quella dell'essere visto come persona, dell'essere visto nella mia autenticità e unicità e alla scoperta naturale di quali erano le mie inclinazioni naturali. E concludo dicendo cos'è per me un educatore. Per me un educatore è un professionista che trova percorsi alternativi all'oggettività del problema. Quindi, se intraprenderete questo percorso di studi, dovrete essere pronti a camminare su strade non trafficate. Se invece dentro di voi sentite che vi piacciono le autostrade, probabilmente è meglio che scegliete giurisprudenza. Detto questo, io vi faccio un grande in bocca al lupo e vi auguro un buon cammino. Bene, allora, e adesso sentiamo se ci sono delle domande. Se c'è stato qualcuno che si è sentito stimolato da... Allora, dunque, c'è Patrizia che chiede se c'è la possibilità per gli studenti lavoratori di partecipare al corso di laurea dal momento che la frequenza è obbligatoria. Sì, è obbligatoria. Allora, sì, c'è la possibilità, ma appunto la frequenza è obbligatoria per vedere un po' quali possono essere gli spazi, insomma, di frequenza. Si può andare a vedere il nostro sito sotto la facoltà di medicina, cioè il nostro sito educazione professionale, dove ci sono esposti i calendari delle lezioni del primo e secondo semestre anche dello scorso anno e anche i piani di studi, quindi ecco, puoi andare a vedere e misurarlo questo con quelli che sono i tuoi impegni professionali. Non ci sono altre domande, noi le sollecitiamo perché siamo in molti a potervi rispondere. Patrizia, senza ha detto... paura, diciamo, senza paura. Anche che, diciamo anche che è stato ribadito da un po' dai vostri colleghi che hanno vissuto questa esperienza. La formazione per noi è molto importante. La curiamo particolarmente, è importante l'interazione, è importante che noi ci possiamo mettere in gioco. Ovviamente tutto questo richiede tempo, richiede disponibilità da parte di noi docenti, ma anche da parte degli studenti. Questo non è un corso formale, se non nel senso che forma, quindi
noi non chiediamo 8 ore di tirocinio soltanto perché sono previste da un piano di studio, ma noi chiediamo invece una partecipazione attiva, perché soltanto mettendosi in gioco, come hanno detto i vostri colleghi, possiamo crescere e in definitiva possiamo essere capaci anche di aiutare gli altri. Quindi se diamo importanza alla formazione e in particolare alle ore di tirocinio, è perché questo è essenziale nella formazione delle persone. Quindi non chiediamo soltanto un aspetto formale, ma sostanziale nella formazione proprio di ognuno di voi. Allora, ci sono altre domande. Alessia chiede se c'è un test d'ingresso. Sì, certo, c'è un test d'ingresso, ripetiamo, potete iscrivervi al webinar del 17 febbraio alle ore 15, dove tutte queste pratiche amministrative verranno spiegate. Il test d'ingresso è per tutte le professioni sanitarie. Poi, adesso c'è un'altra domanda, Martina, dopo essermi laureata in questa facoltà, devo specializzarmi in qualche altro settore? Chi vuole rispondere? Ragazzi, potete ragazzi, dottori, potete rispondere? Dottori e dottoresse? Chi vuole rispondere? Allora, personalmente io non ho fatto ancora una specialistica, quindi ho iniziato tranquillamente a lavorare senza dover fare una specialistica per forza. Però ovviamente una volta individuato l'ambito più interessato, cioè quindi se seguire l'ambito della psichiatria, l'ambito della disabilità, perché comunque sono molto diversi tra di loro, una volta individuato quello che ci piace di più, fare una specializzazione sicuramente importante, ci aiuta a mirare un pochino lo studio e quello che vogliamo fare verso una direzione. E ovviamente è utile anche per i concorsi un giorno, perché ovviamente aumenta il punteggio. Nicolò? Non è necessario, perché comunque è un corso professionalizzante, quindi nel momento in cui ci laureiamo possiamo cominciare a lavorare. Sì, aggiungerei una cosa e poi volevo passare la parola a Nicolò, che invece ha continuato i suoi studi. Allora, innanzitutto, sì, come diceva Luca, questo è un corso abilitante, che significa che non avete solo una laurea, avete un'abilitazione, cioè un esame di Stato, e siete abilitati alla professione di educatore professionale socio-sanitario. Quindi potete fare i concorsi e potete lavorare da subito. Poi, quello che c'è da dire è questo, come hanno detto tutti quanti i relatori, l'educatore professionale ha sempre bisogno di aggiornarsi, cioè in realtà è un professionista che studia sempre, perché è talmente complesso come lavoro e ci sono talmente tante variabili, e appunto l'essere umano è complesso di suo, con una disabilità abbiamo una complessità maggiore, no? Per cui bisogna sempre aggiornarsi, sempre formarsi, non solo sul campo. La laurea specialistica dopo il triennio, cioè una laurea di 2 anni propria della professione che appartiene all'area della riabilitazione, è la scienze riabilitative delle professioni sanitarie. E questa è la specialistica. Come esperienza, gli studenti del corso di laurea, finito il triennio, si sono laureati, hanno scelto dei percorsi che riguardano la psicologia, la pedagogia, oppure fanno dei master specialistici di primo livello, poi dopo la specialistica di secondo livello. Insomma, ognuno segue poi un po', diciamo, degli interessi specifici, no Nicolò? Sì, io per esempio mi sono specializzato sulla progettazione dei servizi sanitari e sociosanitari, perché mi piaceva riuscire a capire anche come spendere quei soldi che vengono dalle regioni, dalla comunità europea, dallo Stato in generale. E ognuno, come poi abbiamo detto tutti quanti, segue un po' di più la propria vocazione, il proprio interesse. Un'altra domanda, quanti posti ci sono? Chiede Alessia. I posti quest'anno dovrebbero essere 20. La figura dell'educatore professionale può lavorare nell'ambito ospedaliero? Allora, professore, questo possiamo rispondere insieme, perché allora
Nelle Marche l'educatore professionale non è presente negli ospedali, ma ci sarebbe molto bisogno, perché se avete capito bene questa competenza relazionale, questo lavoro di supporto ai familiari e alla persona che non ha anche informazioni, no? Sul servizio, eccetera, questa funzione di mediatore sarebbe importantissima anche in ambiente ospedaliero. In realtà c'è un reparto nell'ambiente ospedaliero che è il servizio psichiatrico, no? Dove il professor Nardi per la prima volta qualche anno fa ha aperto i posti per i nostri tirocini, no? Sì, è importante prenderci cura delle persone anche a partire dai momenti di criticità. Per questo, la figura dell'educatore è una figura chiave. Noi stiamo pressando anche diciamo, i nostri politici di riferimento perché prendano finalmente in considerazione una maggiore disponibilità di personale. Il problema del personale è un problema generale che riguarda un po' tutte le figure. Noi siamo, l'emergenza Covid ce l'ha dimostrato chiaramente, sotto organico per tutte le figure professionali, educatori compresi. Speriamo che proprio questa emergenza Covid, ci ricordi che il prenderci cura delle persone è qualcosa di fondamentale in una società. E che il buon funzionamento delle strutture sanitarie e assistenziali è fondamentale. Ovviamente, ecco, è importante che queste figure siano formate. Noi nel nostro corso non prendiamo tantissime persone proprio perché teniamo molto alla formazione delle persone. Dopo un corso di laurea, come hanno sottolineato i vostri colleghi, è veramente possibile avere gli strumenti per entrare in servizio con competenza, avere gli strumenti per mettere le mani in pasta. Quindi non sempre capita che un corso di laurea triennale consenta questo. È realmente professionalizzante nel senso che vi mette in mano le chiavi per fare la vostra professione di aiuto. Per quello che riguarda l'ospedale, però, posso dire con certezza che in altre regioni, mi sembra in Veneto e Lombardia, gli educatori professionali sono presenti in alcuni reparti. Poi ancora, nel periodo del terremoto, ci sono educatori professionali che si sono fatti conoscere, si sono distinti proprio sul campo per aver, supportato attraverso colloqui e vari interventi, le persone che erano in uno stato veramente, di ansia e di grande disagio, come potete immaginare. E poi ancora sottolineo quello che diceva il professor Nardi, cioè, c'è una lotta, diciamo, che intraprende l'educatore professionale nel momento in cui si occupa dei diritti delle persone con disabilità. Questo significa che anche noi dal corso di laurea non facciamo altro che sollecitare albo, i professionisti, eccetera, proprio per questo, no? Il riconoscimento sempre maggiore del lavoro degli educatori significa parallelamente il riconoscimento dei diritti delle persone di cui ci prendiamo cura. Per cui c'è anche questa istanza molto importante. È un lavoro in cui bisogna credere in determinate, sulla propria forza e su degli ideali ben precisi. Allora, poi ancora domande. Allora, qual è la differenza con il lavoro dell'assistente sociale? Qualcuno se la sente di rispondere? No? Ho perso la Allora, mano. io al lavoro mi confronto spesso con assistenti sociali perché con il lavoro che faccio mi confronto con gli assistenti sociali del centro di salute mentale e con i servizi sociali del comune, quindi gli assistenti sociali. La differenza che io ho notato in realtà è che cioè praticamente l'assistente sociale segue il percorso globale, diciamo, della persona, quello che andrà a fare, però cioè in realtà dopo l'educatore è quello che sta realmente con la persona e quindi che si occupa realmente del cambiamento, di tutto il percorso vero e proprio. Invece l'assistente sociale lo progetta solamente
indica, diciamo, il percorso che gli vorrebbe far fare la persona. Non so se mi sono spiegata bene, però questo è quello che ho notato io nel lavoro. Quello che dovete comprendere è che l'educatore non fa dei progetti sull'utente, non fa degli interventi sull'utente, ma lavora appunto insieme all'utente. Quindi, diciamo sì, tra virgolette, compromette. È il cittadino che entra nei servizi, è l'amico, tra virgolette, un professionista, chiaro, che è proprio vicino ai bisogni dell'utente. Quindi questa è la differenza più grande. No, non c'è un professionista che è così prossimo, così vicino all'utente e ai suoi bisogni in maniera così professionale, specifica e specializzata. Allora, Carla, questa è la risposta per Carla. Poi ci sono ancora due domande. Una, Veronica, qual è la differenza tra educatore sociale e sanitario? Qualcuno vuole rispondere? Vado io. Penso che il discorso sia lungo, lo sintetizziamo in poche parole. La prima differenza mastodontica è la differenza degli insegnamenti. Qui si trattano tutte materie sono attinenti anche alla medicina e insieme si vanno a trattare tutte quelle materie che sono della pedagogia, della conoscenza della persona. Altra differenza è il tirocinio. Noi abbiamo un tirocinio di 1500 ore contro le 200-300 ore dell'altro percorso di studi. E l'ultimo, che in realtà è quello più importante, sono le competenze che noi acquisiamo durante il percorso di studi che poi portiamo nel nostro lavoro. Quindi tutte quelle competenze che ci permettono con delle buone conoscenze di poter rispondere ai bisogni del paziente, dell'utente, all'interno dei servizi che sono maggiormente appannaggio nostro, quindi quelli legati al sanitario. Questo non vuol dire che siamo estremamente sanitari, ma significa semplicemente che abbiamo delle conoscenze che sono trasversali nei due ambiti. Ecco perché vediamo che l'educatore professionale di questo corso lavora maggiormente nei settori che abbiamo citato prima, quindi la psichiatria e dipendenze patologiche. L'altro, diciamo, che lavora maggiormente all'interno degli asili, delle comunità di accoglienza, dato proprio dal suo percorso di studi. Oh, poi c'è un'ultima domanda, io finirei in bellezza con questa domanda, di Lucia che chiede: qual è la cosa più gratificante del vostro lavoro? Allora, io inizio io perché nel senso ci avevo pensato a questa cosa e dico una cosa per me banale, ma dietro c'è tutto un ragionamento che è durato 30 secondi. Essendo un progettista, per me la cosa più bella e più gratificante è riuscire a arrivare agli obiettivi, che uno può pensare che è mera statistica. In realtà no, è perché riesco a vedere la persona che riesce ad ottenere anche quell'autonomia, quelle capacità che magari purtroppo a causa della patologia aveva perso. Io mi aggiungerei, perché è una domanda bellissima, che ancora me lo chiedo qual è la bellezza del nostro lavoro, perché è una scoperta continua di bellezza, perché noi abbiamo a che fare con una cosa che ormai non va più di moda, che è l'essere umano, con tutte le sue fragilità, con tutte le sue sofferenze, con la vera realtà della vita, non quella che viene postata su Instagram, irreale, narcisistica, ma proprio con l'essere umano, attraverso il confronto diretto, e quindi viviamo una sorta di poesia dell'uomo che ancora esiste, siamo una sorta di umanisti ed è una persona che si riempie di questo, secondo me riesce a capire molto della vita stessa e quindi secondo me è la cosa più preziosa che ci abbiamo nel nostro lavoro. Sì, io forse non ho ancora deciso. Non ho ancora deciso. Da una parte sempre la possibilità di stupirsi, no? Di fronte alle persone, di fronte anche a quello che ci trasmettono. Ecco, forse quello che riescono a trasmetterci le persone
con cui che conosciamo, ecco, forse questo. Anch'io in realtà non mi so dare una risposta, tutto questo tempo che sto cercando di raggruppare le idee, ma in realtà forse la gratificazione più grande è cercare di portare il cambiamento, un cambiamento vero, significativo, e essere visto anche proprio ogni giorno passo per passo, che poi può anche non arrivare mai a raggiungere gli obiettivi che magari ci siamo dati, ma comunque è sempre un lavoro molto importante, personale, che poi ovviamente si vedono i risultati che comunque porta la persona. Beh, a questo punto direi che Daniela puoi concludere un pochino, tu che hai un'esperienza sul campo, così basta. Sì, dico cosa mi ha insegnato anche questo lavoro prima di aver fatto il lavoro di formazione. E io dico sempre questo: i nostri migliori insegnanti, e lo dicevo anche ai miei studenti, sono gli utenti, sono i pazienti, perché sono loro, come hanno detto anche i colleghi, sono loro che ci insegnano veramente come possiamo aiutarli. Quindi è una professione in cui bisogna sperimentarsi molto, bisogna sperimentare la pazienza, la capacità, come dicevamo, di conoscere. Che cosa significa conoscere gli altri, no? Abbiamo dato tanto l'importanza al fatto che bisogna conoscere se stessi. Ecco, quindi questo è un corso di laurea e poi anche una professione in cui ci si conosce continuamente, in cui si sviluppa una sorta di coraggio, direi, no? E come dicevate, anche di poesia, no? Della vita, in cui si innalzano, no? Aumentano di livello quelle che sono le nostre competenze della nostra comune umanità, ecco, dove ci si conosce e dove si comincia a sviluppare un credo in qualcosa che magari riflette la nostra natura, no? Come qualcuno di voi ha detto. Credo che sia molto importante quindi questo proprio non solo per la professione, per gli altri, per noi stessi, ma per la vita in genere. E credo che un po' tutti abbiamo espresso in forme diverse un po' la stessa cosa, ecco. Quindi se vi sentite motivati, se vi abbiamo ispirato in qualche maniera, ecco, sappiate che troverete quello che abbiamo detto sotto tanti aspetti, sotto tante forme, ma ognuno troverà quello che cerca. E quindi siamo dei cercatori tutti quanti insieme, ecco, essenzialmente questo. Quindi vogliamo concludere così. Se volete, io magari rimetto un attimo, se riesco, ma non credo di riuscire, le nostre la slide per le nostre mail. Le trovate comunque nella registrazione, nelle slide che abbiamo fatto vedere. Sono le mail della direzione di questo corso, il professor Bernardo Nardi, il presidente, la dottoressa Daniela Saltari, la sottoscritta, la direttrice, e un tutor, la dottoressa Flamini, di cui trovate le indicazioni nelle slide, che se volete rivedere questo nostro webinar le ritrovate anche sul sito dell'UNIVPM Facoltà di Medicina. Quindi vi ringraziamo tutti insieme per la vostra pazienza e per averci ascoltato. Buona scelta. Arrivederci.